Una tragedia scioccante è avvenuta in Florida, dove uno studente brillante di 13 anni ha ucciso sua madre che stava dormendo accanto alla culla della figlia neonata. Appena 14 giorni dopo il parto, il giovane Derek Rosa ha chiamato la polizia e confessato l'omicidio. Quando le autorità sono arrivate nella loro casa, hanno trovato la madre brutalmente assassinata con numerose ferite alla gola, immersa in un lago di sangue. Nel frattempo la neonata giaceva incolume nella culla. Derek non ha opposto resistenza e ha chiesto scusa agli agenti, ma non ha spiegato le ragioni dietro l'atroce gesto. Questo terribile omicidio ha scosso il quartiere, poiché Derek era un promettente studente senza segni di problemi mentali, noto per la sua calma. Le circostanze di questo dramma rimangono oscure. Derek è stato inizialmente detenuto in un carcere per minori, ma successivamente è stato ricoverato in ospedale dopo un tentativo di suicidio.